Prendiamo la pallina che abbiamo creato in precedenza e diamole una forma leggermente ovalizzata. Quando lavoriamo nella creazione di un viso, dobbiamo averlo frontale. Dobbiamo riuscire a vederlo perpendicolarmente. La prima cosa da fare è trovare il centro della pallina. Il centro ci aiuterà a non sbagliare nella realizzazione degli occhi e delle labbra, perché spesso ci possiamo trovare senza fronte oppure senza mento. Se noi partiamo a modellare dal centro, non sbagliamo. Una volta trovato il centro, con le dita andiamo a tirar fuori gli zigomi. Praticamente io scendo con le mie dita perpendicolarmente e lateralmente all'ovale. Liscio per bene la pasta e vado a tirar fuori la parte delle tempie premendo leggermente e lateralmente sulla testa e creo già lateralmente la parte delle guance che diventeranno zigomi. Al centro premo un po' di più per creare già l'incavo del naso. Di profilo devo vedere già questa forma. Stringiamo per bene la parte superiore della testa, teniamola sempre liscia e stringiamola leggermente, soprattutto sulla zona delle tempie. Creiamo le fossette oculari e creiamo il setto nasale con le dita in questo modo. Lisciamo per bene il tutto, delicatamente accarezzando la pasta. Andiamo a risistemare il setto nasale e iniziamo già a vedere la parte del naso e delle guance. Di profilo già vediamo il nasino. Continuiamo a lisciare sulla fronte e per tirar fuori il nasino spingiamo delicatamente un po' di pasta verso l'alto con il mignolo o con un dito, mantenendo con l'indice e il medio della mano sinistra, spingiamo su un pezzetto di pasta, un pochino di pasta. Dobbiamo ottenere questo risultato, cioè già una piccola parte di naso, una bozza di naso. Spingiamo leggermente con il dito verso il basso. Lisciando. E andiamo a creare adesso le narici. Per le narici utilizzerò il pennello in gomma di cui abbiamo parlato all'inizio e farò due buchini equidistanti tra loro. In questo modo, cercando di non far uscire pasta al di sotto dei due buchini. Riprendo il cucchiaino e spingo indietro le narici, dandogli poi la forma desiderata. Adesso dobbiamo creare le labbra. Abbiamo fatto il naso e creiamo le labbra. Rifiniamo leggermente ai lati del naso con lo strumento a forma di cucchiaino e lisciamo per bene sotto le narici.
Per le labbra andrò a cercare due punti che sono i punti di partenza per l'apertura labiale e che di solito coincidono con il centro degli occhi. Cerco di farli alla stessa altezza. Cerchiamo di essere sempre abbastanza simmetriche quando lavoriamo con la pasta di zucchero. Prendo il Veiner Tool e tiro una riga, facendo attenzione a non far sbordare la pasta. Taglio dritto e incido il più possibile. Se mi viene difficile questa operazione, procedo con il bisturi. Vado a tagliare e a portare all'interno l'eccesso di pasta. Faccio molta attenzione a ripulire bene il bordo, o con le dita o con lo strumento. E inizio già a portare un po' di pasta verso l'alto. La raccomandazione che io faccio sempre è di non piegare la pasta verso l'alto, ma semplicemente di schiacciarla, accarezzando con lo strumento. Poi mi porto della pasta dall'alto verso il basso, premendo i lati del naso e spingendo verso il labbro superiore. Creo l'arco di Cupido, che è la parte superiore del labbro. È proprio il disegno del labbro superiore, l'arco di Cupido. E ho quasi ottenuto già il labbro superiore. Andrò adesso ad accarezzare la pasta facendola scendere fino ai bordi delle labbra, in questo modo. Liscio per bene la parte inferiore e con questo pennellino arrotondato vado a creare delle insenature. Da un lato e dall'altro. Spingo al di sotto del labbro e creo il labbro inferiore. Con le dita poi vado a attutire i segni che ho creato, lisciando per bene. Se non bastasse, se tutto questo non bastasse, andrò a sistemare con il pennellino conico appuntito. Con il bisturi vado a risistemarmi invece la linea centrale. Liscio ancora con il pennellino conico e porto verso l'alto il labbro. Rifinisco il contorno con il pennellino arrotondato. Tutta la parte attorno alle labbra deve scendere giù. Le uniche due parti che sporgono su un profilo sono appunto il naso e le labbra. Quindi tutto ciò che deve scendere giù è attorno a queste due parti. Accarezzo e sistemo. A questo punto devo tirar fuori la mandibola. La mandibola crea praticamente il mento, è la parte che crea il mento. Vado a prendere una misura sotto le labbra che sia giusta per creare un mento che non sia né troppo grande né troppo piccolo e mi tiro una linea laterale obliqua in questo modo, da un lato
e dall'altro. Questa riga mi aiuta a capire dov'è il limite della mandibola. Premo leggermente con le dita fino ad arrivare davanti, dove pizzicherò un po' di più la pasta. Proprio al centro del mento pizzico di più la pasta, in questo modo. Con il cutter creo un taglio dritto, dritto nel senso che devo lasciare una parte di testa che mi servirà poi da poggiare sul collo. A questo punto, con le mani, con le dita, premo sotto il mento e tiro fuori la mandibola. Risistemo il viso e inizio a vedere proprio la faccia quasi completa. Mi manca adesso far uscire fuori gli zigomi. Per far uscire gli zigomi mi servirò del mio dito mignolo. Partirò proprio dall'incavo delle labbra e creerò un piccolo solco laterale che va verso le tempie. Liscio con il pollice e attutisco il tutto. Stessa cosa da questo lato. Andiamo a sistemare meglio la parte degli occhi, ripristiniamo le tempie e assottigliamo la mandibola. In questo modo, affinando anche un po' il mento. Passiamo alla parte degli occhi. Per gli occhi mi servirò di questo pennello appuntito per disegnare ciò che sono la palpebra inferiore e la palpebra superiore. Come riferimento prendo le narici, salgo all'altezza degli zigomi, vado a mettermi un puntino. Faccio lo stesso dall'altro lato e metto un secondo puntino. Cioè, per gli occhi lavorerò simmetricamente, quindi inizio a crearmi la parte inferiore da questo lato e mi creo la parte inferiore da quest'altro. Devo lavorare simmetricamente per non sbagliare il disegno degli occhi. Gli occhi vanno tenuti sempre all'interno delle tempie, non andranno mai oltre le tempie perché l'orbita è appunto all'interno delle tempie. Mi creo la parte superiore e vado a chiudere. E faccio lo stesso dall'altro lato. Arrivati a questo punto, devo incavare la parte degli occhietti e riempirla di pasta di zucchero bianca. Appunto, dobbiamo incavare la parte degli occhietti, la incaveremo a creare proprio un buchino. Cerchiamo di fare attenzione quando andiamo a creare l'incavo. Non deve deformarsi e non deve diventare gigantesco. Ricordiamoci sempre la parte delle tempie. Lo facciamo da un lato e lo facciamo dall'altro. Scaviamo prima con la punta del veneer tool. E poi con il cucchiaino andiamo proprio a tirar fuori la forma dell'occhietto. L'interno non ci interessa, non deve essere preciso, perché verrà comunque riempito di pasta. Cerchiamo di guardare
frontalmente sempre la nostra faccina e di notare se ci sono differenze tra un occhio e l'altro. In questo caso dovrò sistemare l'occhio sinistro che è leggermente più corto di quello alla mia destra. Sistemo le punte all'interno e prendo della pasta bianca da mettere negli incavi che ho creato. Creo delle piccole gocce. A misura dell'occhio e le inserisco. Da un lato, e dall'altro. Creo un piccolo foro nei due punti in cui guarderà la bambola. In questo caso guarderà verso destra. Prendo della pasta colorata, delle piccole palline di pasta colorata e le inserisco all'interno. Sia sul lato destro che su quello sinistro. Portandole al livello della pasta bianca. Prendo un pennarello nero alimentare e creo la pupilla all'interno dell'iride. Le pupille sono sempre equidistanti dal bordo dell'iride. Con un pennarello azzurro andiamo a creare delle piccole ombre all'interno dell'iride. Enfatizzandone il colore. Con del colorante pesca in polvere andiamo a mettere un po' di blush su entrambe le guance. E sulla puntina del naso. Con lo stesso colorante andremo a creare il trucco. Ricordiamoci di mettere sempre prima l'ombretto e poi di dipingere le ciglia, perché l'ombretto potrebbe opacizzare il nero delle ciglia. Sempre con lo stesso colorante in polvere, andiamo a mettere un velo di rossetto. Soffiandone via l'eccesso. In questo modo. Finiamo di truccarla con le ciglia disegnate con il pennarello. Cercando di essere molto delicati da un lato
e dall'altro. Poi prendiamo un filino di gelatina e andiamo a sistemare le eyeliner. Mettiamo un filino di gelatina all'interno dell'occhio, partendo dall'angolino interno e arrivando all'esterno. La gelatina ci serve per far attaccare per bene i pezzi di pasta di zucchero. Prendiamo della pasta di zucchero nera, la impastiamo e creiamo un piccolo cilindretto appuntito su un lato. Inseriamo la parte più appuntita all'interno dell'occhio e andiamo verso l'esterno. Con il cutter tagliamo dal basso verso l'alto in questo modo. Aiutandoci con lo strumento a punta, sistemiamo la parte interna. Ripetiamo l'operazione anche nell'altro occhio. Per le sopracciglia, con il pennarello andiamo semplicemente a disegnare da un lato e dall'altro.